Reggio Calabria, sequestro di beni per oltre 217.000 euro all'ex presidente dell'Associazione Culturale Antigone, osservatorio sull'Andrangheta. Incontro a Roccioletta di Borgia tra la cittadinanza e le forze dell'ordine dopo l'allarme furti nella zona. Come un'anomalia, lo spettacolo dedicato a De André è andato in scena al comunale di Soverato. Un cordiale saluto, gentili telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di S1 TV. Lo avete sentito nei titoli, beni mobili e immobili per oltre 217.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria all'ex presidente dell'Associazione Culturale Antigone, osservatorio sull'Andrangheta, Claudio Antonio La Camera. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Reggio Calabria a conclusione di un'indagine in materia di contrasto alle frodi in materia di spesa pubblica sull'erogazione di fondi regionali e provinciali all'Associazione. Gli accertamenti attraverso controlli incrociati, esami di documenti bancari, intercettazioni, appostamenti e pedinamenti hanno consentito di rilevare un illecito profitto di contribuzioni pubbliche quantificato in circa 400.000 euro su un totale erogato di oltre 800.000 euro tra il 2007 e il 2014. Il tutto ottenuto, secondo quanto emerso, mediante documentazione mendace e fatture con quietanza non veritiera, come accaduto in particolare per l'acquisto dell'impianto di videosorveglianza del museo. Rifiuti speciali sanitari smaltiti come normali immondizie nei cassonetti. E quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Crotone, che hanno denunciato l'amministratore di una struttura sociosanitaria di un comune limitrofo per smaltimento irregolare di rifiuti sanitari. Durante un controllo del territorio, i militari hanno accertato che rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rappresentati da deflussi e bottiglie preflebo, pannoloni sporchi e guanti di lattice, siringhe e mascherine monouso mischiate ed altri rifiuti urbani utilizzati per la somministrazione di pasti, erano stati smaltiti nei comuni cassonetti dei rifiuti urbani di Crotone, immettendoli così nel ciclo della raccolta dei rifiuti urbani. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri forestali, l'amministratore della struttura sanitaria privata trattava i rifiuti derivanti dall'attività come degli innocui scarti da lavorazione. Durante la decorsa notte, ignoti ladri si sono introdotti in un terreno retrostante un'abitazione in Sellia Marina, accedendo ad un magazzino ivi insistente in cui erano depositati arnesi da lavoro. Molta l'attrezzatura sottratta, il cui ammanco è stato subito denunciato dal proprietario ai militari della stazione carabinieri di Sellia Marina, che hanno avviato immediate ricerche. Grazie alla solerte denuncia ed una spiccata iniziativa dei carabinieri è stata rinvenuta tutta la refurtiva composta da utensili professionali per l'edilizia e l'agricoltura, celata nella fitta vegetazione ai lati della linea ferrata, non distante dal luogo del furto, per essere successivamente recuperata dai banditi. Dopo gli accertamenti del caso, la merce del valore di circa 2.500 euro è stata restituita al legittimo proprietario. Oltre 5 quintali di novellame di sarda sono stati sequestrati dai finanzieri della sezione operativa navale di Crotone, dipendente dalla stazione navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia nel Crotonese. I militari, durante un servizio di pattugliamento, si sono insospettiti per la presenza di un furgone frigo fermo in prossimità dell'incrocio stradale tra la statale 106 e la statale 107 bis. A seguito di un controllo hanno trovato all'interno del mezzo mezza tonnellata di bianchetto, di cui è proibita dalla normativa comunitaria e nazionale la detenzione, la pesca e la commercializzazione. Al conducente dell'automezzo, Acidi, anni 73, di Ciro Marino, è stata elevata una sanzione amministrativa di 25.000 euro. Il prodotto ittico, risultato privo di tracciabilità, è stato distrutto secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Il sindaco di Borgia, Elisa Sacco, ha organizzato un incontro nella frazione di Roccioletta tra la cittadinanza e le forze dell'ordine per fare chiarezza sul tema della sicurezza in merito ai furti che si sono verificati, in particolare in questo servizio. Siamo qui insieme al sindaco di Borgia che ci parlerà appunto delle misure di sicurezza che ha deciso di adottare dopo questi furti che ci sono stati nelle villette qui proprio a Roccioletta di Borgia.
Sì, grazie. Sono delle misure che comunque erano già in itinere per quanto riguarda il Comune di Borgia. Nello specifico parliamo di due finanziamenti per l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Uno che siamo pronti per bandire la gara, quindi per affidare i lavori, che è un finanziamento di quasi 50.000 euro con un cofinanziamento importante da parte del Comune, proprio per installare un sistema di videosorveglianza sia a Borgia ma anche qui a Roccelletta, e questo finanziamento è stato elargito dal Ministero dell'Interno. Un altro finanziamento che è sempre in corso e per il quale stiamo aspettando la Regione Calabria affinché si possa sottoscrivere la relativa convenzione, è appunto di un importo ben più grande, che sono 250.000 euro, sempre per un impianto di videosorveglianza, perché vogliamo che i cittadini si sentano al sicuro, si sentano protetti e che si sentano tutelati. E ci sarà anche una vigilanza sul posto con degli automezzi, come gira anche nel comune di Catanzaro, per rendere appunto i cittadini più tranquilli, oppure diciamo, il sistema di videosorveglianza sarà già abbastanza buono per poter appunto stare tranquilli? Guarda, il sistema di videosorveglianza funge da deterrente, è normale che comunque un controllo del territorio ci deve sempre essere e c'è. Questo sta alle forze dell'ordine, che non smettiamo mai di ringraziare, a cui ci affidiamo quotidianamente. Non so se avete visto, ma anche in questo momento ci sono delle volanti sia della Polizia di Stato che dei Carabinieri che stanno pattugliando e stanno un po' controllando il territorio. Volevamo sapere un po' le forze dell'ordine come si sono mobilitate per appunto bloccare queste persone che stanno facendo appunto questi furti e per rendere anche più sicuri i cittadini. Sì, allora oggi siamo qui d'intesa con il Suo Eccellenza il Prefetto, perché questa riunione con la cittadinanza di Borgia e con gli abitanti residenti della località Roccelletta era stata convenuta nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ovviamente anche il Sindaco di Borgia ha chiesto la nostra presenza oggi qui. La nostra funzione oggi è qui rassicurare la cittadinanza della località Roccelletta, perché questa escalation di furti che ha interessato questa località non è sintomatico di un allarme per questo territorio. Siamo qui per rassicurare la cittadinanza che le istituzioni sono presenti e anche l'Arma dei Carabinieri con la stazione competente per territorio, che è la stazione di Borgia, è presente con i suoi servizi ininterrotti e quotidiani. Inutile dire che le investigazioni faranno il loro corso e che si giungerà a breve alla risoluzione della problematica, che non la definirei la problematica ma la normale fenomenologia criminale che può interessare qualsiasi territorio. Cosa ne pensa di questa iniziativa da parte del sindaco? Penso che sia importante, perché ci troviamo in un clima di totale insicurezza. Io sono una di quelle che ha subito il furto e quindi aspetto di vedere cosa ci consigliano, quali sono le iniziative che hanno intrapreso e cercare di vivere con un po' più di tranquillità, tornare a casa e sapere di poterti sentire al sicuro. Il sindaco ci ha detto appunto che verrà installato un sistema di videosorveglianza, quindi probabilmente per voi cittadini che siete un po' isolati rispetto appunto al comune di Borgia, questa può essere una cosa che vi potrà rendere un pochino più tranquilli. Sì, credo di sì, l'iniziativa è importante, anche se penso non sia sufficiente, perché comunque hanno dimostrato di non avere paura neanche dalle telecamere, insomma, quindi un po' più di sorveglianza penso che sia fondamentale. Capisco che è difficile anche per le forze dell'ordine, però mi auguro si possa fare di più. Siamo qui con il presidente del comitato difesa del quartiere Susanna, dove qui appunto a Roccelletta di Borgia, che ci parlerà appunto della difesa nel quartiere e soprattutto delle misure innovative che sono state prese appunto dai cittadini per affrontare appunto questi furti che ci sono stati in questo periodo. Allora,
Intanto vi ringrazio perché sollevare la problematica, che è abbastanza seria, perché questo è uno dei tipici reati di allarme sociale. E i cittadini vengono toccati proprio nel proprio intimo, è una cosa che non auguro a nessuno, di trovare gente in casa che ero vista fra le tue cose e poi non sappiamo. La gente qua ha paura pure di lasciare i figli da soli in casa o qualche anziano, perché non si sa mai cosa può succedere in questi frangenti, chi c'è di fronte, se è un pluripregiudicato, se è un ladro occasionale o se è uno che ha già qualche omicidio alle spalle. Quindi, il timore c'è sempre e l'attenzione è abbastanza alta. Noi nel nostro quartiere sono da anni che abbiamo creato una rete WhatsApp per la sicurezza, per allertare le forze dell'ordine in tempo quasi reale, perché il primo approccio non è né di ronde né di cose, ma è quello proprio di il motto nostro del quartiere, che è il miglior antifurto è il tuo vicino. Cioè, noi cerchiamo di darci una mano uno con l'altro, ricordandoci che non è il compito nostro, ma è quello di allertare le forze dell'ordine, che devo dire fanno un lavoro eccezionale, che molte volte viene vanificato perché gli impianti normativi di legge sono carenti, perché non è possibile che uno che ruba il giorno dopo viene condannato all'obbligo di firma due volte al commissariato, come è successo qualche giorno fa per il furto di rame. Questo impianto normativo non è un deterrente per chi è abituato a essere delinquente continuo. Quindi diventa difficile, per questo noi, d'intesa con le forze dell'ordine, con devo dire pure le istituzioni sono vicini, cerchiamo in qualche modo di proteggerci e di dare una mano sia alle istituzioni che soprattutto alle forze dell'ordine. Ma pensa che questa appunto iniziativa da parte del sindaco sia comunque importante o è comunque difficile, come ha appena detto, riuscire a bloccare questi pregiudicati che di fatto non sappiamo cosa vogliano realmente fare? Sicuramente è difficile se non c'è comunque, come ripeto, un impianto normativo sanzionatorio reale, però non sanzionatorio sulla carta. Ben vengono tutte le iniziative che fa il sindaco, giustamente allarmato anche come cittadino, oltre che sindaco, visto che abita qua nel nostro quartiere. Ben vengono tutte, il capitano che è arrivato adesso dei carabinieri, ben vengono, io mi sono raccordato con questore varie volte e questore devo ringraziare Amalia Di Rocco, che ha allungato il percorso della volante di Catanzaro Lido per farlo giungere in questo quartiere, con vari passaggi, lo stesso la Guardia di Finanza, lo stesso i carabinieri. Dico, le forze dell'ordine, ripeto, fanno un lavoro eccezionale. E tutte le iniziative che servono a sollevare la problematica, a dare comunque un grado di attenzione più alto, sono sempre positive comunque. E infine, successo per lo spettacolo Come un'anomalia, dedicato al cantautore Fabrizio De André, è andato in scena al Teatro Comunale di Soverato. Vediamo. Mi ha fatto guardare in terra. Se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E grideremo ancora più forte, voi non potete fermare il vento, vi fate solo perdere tempo, per quanto voi crediate assolti, siete per sempre. Siamo qui dal Teatro Comunale di Soverato, dove stasera andrà in scena uno spettacolo su un grande artista del calibro di Fabrizio De André. E allora intervistiamo chi andrà in scena questa sera, ovvero Massimiliano Rogato, Alessandro detto Lello Anzani, Cristian Buffa ed Emanuele Russo. Ragazzi, innanzitutto qualche impressione così a caldo. È stata una gran bella sfida, un gran bel lavoro con dei compagni di viaggio validi, anzi molto validi direi. E diciamo che abbiamo avuto una grande risposta e siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto. No, a me fa molto piacere essere in realtà a Soverato e farla per questa è la terza data, farla a Soverato è una cosa molto, a me piace molto Soverato, sono un grande fan, per cui spero che stasera daremo il massimo, noi daremo il massimo e spero che il pubblico, insomma, sarà entusiasta come almeno quanto lo siamo noi. Naturalmente c'è stato dietro un enorme lavoro, il primo a dare un grande aiuto è stato Maestro Anzani, ovviamente, e poi ognuno ci ha messo il suo, tutti quanti ci abbiamo messo tanto impegno in poco tempo perché abbiamo dovuto preparare tutto in fretta, però sta dando grandi risultati.
Allora, cosa vorrei dire? Che sicuramente Fabrizio De André rappresenta assolutamente il cantautorato e la poesia italiana moderna. De André non è stato solo appunto un musicista, ma uno scopritore di tanta roba, quindi ascoltatelo attentamente e capitelo, perché va oltre la musica, va oltre la poesia, è un concetto bellissimo ed è un regalo veramente che l'universo ci ha dato in Italia, quindi come tanta altra gente, come Luigi Tenco, Rino Gaetano, Iannacci, Gabber. Quindi vorremmo fare un invito, cioè prendo sono voce unanime del gruppo per dire comunque ai ragazzi di scoprire le nostre tradizioni italiane, che ne abbiamo tantissime. È bellissimo anche ascoltare musica estera, quindi imparare le lingue, fare esperienze all'estero, però è veramente importante portare avanti qualcosa di bello che ci è rimasto in Italia per sempre. C'è qualcuno nel panorama musicale, anche internazionale, che vi ricorda anche solo per qualche aspetto o qualche punto di vista il nostro Faber? Io risponderò così, no. Anche io penso che non ci sia ancora nessuno che lo eguagli da questo punto di vista. Diciamo che è una domanda veramente difficile, no, perché era unico, ripeto, come erano unici i Beatles, quindi John Lennon, McCartney, questo è veramente David Bowie, questa gente qui, quindi Sid Vicious, Sex Pistols, Joe Strummer dei Clash, Bob Marley, Johnny Cash, quindi questa gente non rinascerà più perché è venuta qui per fare quello che doveva fare. L'ha fatto ed è giusto così che sia ripartita e ha lasciato l'arte, che è la cosa più bella e nobile che abbiamo, che ci rimane in questo mondo vile. E allo stesso tempo non ci dobbiamo buttare giù, perché nelle tenebre riusciamo sempre a cacciare il meglio di noi, quindi forza ragazzi. Apre il suo cavallo dalla bianca criniera, se laterà il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare del giorno. Thank you.
Bene, era questa l'ultima nota del nostro TG. Come sempre, grazie di averci preferito. Buon proseguimento con la programmazione sulla rete di S1 TV. Arrivederci.